Da quest'anno il comune di Sant'Angelo Limosano entra a far parte della rete degli eventi estivi legati a Roccia Morgia, letteratura, teatro e musica, le manifestazioni inserite nel programma di venerdì 19. Sindaco Sant'Angelo Limosano si inserisce nel programma 2019 di Roccia Morgia, un evento che avete sposato sin da subito. Sì, perché l'architetto Antonio Sebius è stato molto bravo a inserire in questo loro percorso molta cultura, dalla presentazione di libri a riflessioni sulla felicità, a reading teatrali e a concerti, a concerti serali. Una rete, quella fatta da piccoli comuni a cavallo tra il fiume Biferno, che non può che dare una spinta, una crescita ad un territorio oramai avaro e povero. Sì, quello che ha chiesto la Regione è quello di fare rete tra i comuni. Noi ci siamo uniti a Salcito, a Pietracupe e a Trivento per organizzare questi eventi. Quello che è venuto fuori da questo bel programma è proprio il problema delle strade, che noi ci impegniamo tanto a fare rete tra i comuni, però poi alla fine è difficile spostarci tra i comuni anche limitrofi. Il Presidente e l'Assessore Cotugno sono fatti portavoce di un bando per le strade a cui noi sicuramente ci candideremo e tenteremo di ripristinare quei percorsi che uniscono soprattutto questi comuni e non solo. Cosa potranno trovare i vacanzieri, i turisti all'interno del programma Roccia Morgia nel paese di Sant'Angelo Limosano? Nel paese di Sant'Angelo la mattina ci sarà la presentazione di un libro di una scrittrice romana, però di origine molisana, che parla di un uomo in un viaggio dentro un tram dove pensa e ripensa al suo passato e ne esce fuori. Nel pomeriggio, dove aspettiamo il presidente Toma, ci saranno delle riflessioni su Proust e poi c'è un reading teatrale e un trio, la sera un concerto di un trio.